volta le immagini del bunker scoperto ieri. Ecco la foto del quadro del Padrino trovato nel bunker di Campobello di Mazara. E come nei film, l'immagine del Padrino venerata dentro il luogo blindato, dietro un armadio con gli abiti. Tocchi il fondo e sotto una porta scorrevole apri un bunker 3 metri per 1. Ci sono gioielli, orologi d'oro, scatoloni vuoti, ma l'attenzione degli inquirenti è concentrata sulla superficie del bunker, tale da poter nascondere una persona proprio lì, a 300 metri dall'abitazione del latitante Matteo Messina Denaro, un rifugio di emergenza di fronte a un blitz giudiziario, come a dire casa e bottega. Già, perché il proprietario del bunker, Enrico Risalvato, 72 anni, uscito da un processo di mafia senza condanna, diventa testimone di nozze, dunque compare il 25 giugno 1980, di Salvatore Messina Denaro, fratello del Padrino condannato per associazione mafiosa. Anche lui abita a Campobello di Mazara e sono tante a Campobello di Mazara le case scudo di Matteo Messina Denaro. Il fratello di Enrico, Vanni Risalvato, che abita pure lì, imprenditore di calcestruzzi, fu condannato con sentenza passata in giudicato nel 2009 proprio per la gestione della latitanza di Matteo Messina Denaro, perché lo venerava. «Me ne vado con lui», disse una volta Vanni Risalvato, «meglio un giorno da leone che 100 da pecora». Ma Matteo Messina Denaro gli fece sapere: «Mi servi lì dove sei».